Ciao ragazzi, prima di iniziare il video vero e proprio volevo soffermare un attimo la vostra attenzione su questo giocatore. Chiunque tu sia, qualora stessi guardando questo video, ti volevo veramente dire grazie. Grazie perché sono persone come te che mi spingono a continuare a giocare a Call of Duty. All'angolo sinistro, tramandato di padre in figlio, arrivati ormai alla 34ª edizione Call of Duty. All'angolo destro, il gioco che si considera l'FPS per eccellenza, spalando merda su COD, Battlefield. 3, 2, 1, fight! Battlefield è meglio! Che cazzo dici? COD è meglio, noi abbiamo i trickshot, voi avete i trickshot? No, perché non potete fare con quei cecchini di merda. Stop! Volete sapere qual è realmente meglio tra COD e Battlefield? Beh, ve lo dico io. Ciao a tutti ragazzi, qua è la vostra sfortuna c'è Xmurri e voi vi direte probabilmente leggendo il titolo: ma come Xmurri fai questo video a mesi di distanza dall'uscita di Battlefield 3 e Modern Warfare 3? Esattamente, ma questo non perché io sia pigro e non abbia voluto fare il video precedentemente, ma semplicemente per due ragioni. La prima è che essendo usciti MW3 e Battlefield 3 da parecchi mesi, ho avuto la possibilità di giocarli appieno e quindi poter dare delle opinioni abbastanza concrete. E la seconda semplicemente perché questo video non sarà incentrato su questi due giochi. Infatti, se siete stati attenti e avete letto bene il titolo, questo video non sarà assolutamente uno scontro tra Modern Warfare 3 e Battlefield 3, ma sarà una comparazione, ovviamente non oggettiva, in quanto è impossibile farlo, tra le due saghe più imponenti nell'ambito degli FPS. Beh, credo che il metodo migliore per comparare questi due giochi sia analizzarli su punti di vista uguali. E alla fine del match, chi avrà totalizzato più punti nei vari round sarà decretato il miglior FPS tra i due! Ovviamente, secondo me. Grafica! Lo so, la grafica non è tutto in un gioco, ma che volete farci? Nel bene o nel male, la grafica è sempre la prima cosa che salta all'occhio quando compri un nuovo gioco. Sì, ma quale grafica scegliere tra quella dei Battlefield e quella dei COD? Beh, immaginate un attimo se i due motori grafici si incontrassero. Giornata calda oggi, eh? Ecco chi sei, buonanotte. Piacere, io sono il Frostbite 2.0. Lei chi è? Mi sembra di averla già vista. Io sono il motore grafico di MW3, ma anche di MW2. Oh, caspita, ma da quanto tempo è in servizio? Caro mio, io sono in servizio dall'abbattimento del muro di Berlino. Chissà se mi lasceranno mai andare in pensione. E chissà se in Black Ops 2 vedremo finalmente un motore grafico nuovo. Nel frattempo, il punto grafica va assolutamente a Battlefield. Frenesia! Beh, in un buon FPS ci deve essere anche una alta dose di adrenalina. E stabilire quale dei due giochi è più adrenalinico mi sembra abbastanza difficile. Anche perché momenti di pura adrenalina possono capitare in entrambe le saghe. Quello di cui però possiamo sicuramente tener conto è la quantità di questi attimi di adrenalina. Diciamo che in Battlefield non è che ci siano sempre, sempre momenti frenetici. Giorgio, si è intuppato il cesso, vieni a darmi una mano. Sì, mamma, è il tempo di finire una partita a Battlefield e vengo. Ma insomma, Giorgio, quanto tempo ci vuole? Cos'è questa luce abbagliante? Mamma, è già finita la terza guerra mondiale. Tutto ciò ovviamente si ricollega anche al tempo richiesto dal gioco stesso. Diciamo che se avete 5 minuti e volete uccidere un po' di persone, ecco, Battlefield dovrebbe essere la vostra seconda scelta. E con questo, clamorosamente, COD passa in vantaggio per 2-1. Gioco di squadra! Lo so, è come non potevo parlare del gioco di squadra. Negli FPS il gioco di squadra è una cosa fondamentale per riuscire a vincere la partita. Diciamo che sotto questo punto di vista Battlefield poggia le sue basi. Battlefield si è basato sul gioco di squadra e questa è la sua forza. Ecco, su Battlefield se non hai una buona squadra, diciamo, non dico che non ti diverti, ma sicuramente l'esperienza del gioco non è al massimo. Come? Non avete ancora capito cosa intendo? Forza ragazzi, datemi una mano, stiamo prendendo C! Che difendiamo! Arrivo! Ragazzi, datemi una mano, stiamo prendendo C! Ragazzi, stiamo prendendo C!
Ragazzi? E con questo siamo sul 2 pari! Accido erbolina, ex Murri, questo vuol dire che non ci sarà nessun vincitore? Uè, frena! Certo che c'è un vincitore! E per decretarlo mi limiterò solamente a pronunciare due parole. E attenzione, vediamo che Battlefield infierisce la prima stangata God con la connessione! Cristo, siamo nel 2012, è assurdo che un FPS di così tanta rilevanza nel panorama mondiale, nonostante le grandissime lamentele fatte dai propri utenti, si ostini ancora a basare questo cazzo di sistema peer-to-peer, lasciandoci sprovvisti di server che non ci facciano laggare. Quindi, tutti insieme, COD, ma vattela a piar nel culo! Ma il vero colpo di grazia, Battlefield lo infligge con i veicoli. Cristo santo, ma in Black Ops 2 perché COD non implementa dei cazzo di veicoli? E per veicoli non intendo i droni. Già, nonostante io sia nato coddaro, devo dire che dopo aver scoperto Battlefield non ho assolutamente dubbi. A questo punto invece voglio proprio sapere la vostra opinione, cosa ne pensate a riguardo? E soprattutto, quale dei due preferite, COD o Battlefield? Beh, fatemelo sapere con un commento qua sotto e ricordate, in questo video, tutto quello che avete visto in questo video sono opinioni personali. Quindi ci sta che voi le condividiate, come ci sta che voi siete in totale disaccordo con me. Comunque sia, lasciatemi un bel commento, se il video vi è piaciuto, come al solito, fatemelo sapere con un bel mi piace bello grosso e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Murri, ti sei scordato a dire che Battlefield è più realistico di COD. Ma che cazzo stai a dire? Battlefield al massimo sarà più completo, ma non è di sicuro un simulatore. Ma ex Murri, su Battlefield devi calcolare la discesa dei proiettili. Ma vai a cagare.